Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Udinese TV. Un'occasione per contrastare, o meglio prevenire, il fenomeno del caporalato in regione. Un potenziale pericolo che, soprattutto in virtù della crescente immigrazione dell'ultimo periodo, si fa giorno dopo giorno sempre più concreto. Se ne è discusso oggi a Gorizia. Sentiamo. Abbiamo visto dei segnali che devono farci in qualche modo preoccupare, ma sta a noi creare quella sensibilità tra più soggetti istituzionali e anche dei corpi intermedi per poter arginare questo fenomeno distorsivo del mercato, perché danneggia soprattutto gli imprenditori onesti, distorsivo per ciò che riguarda le entrate fiscali, perché c'è un riflesso di entrate fiscali, ma soprattutto terribile per chi debba sopportarlo. Con queste parole Enrico Sbriglia, presidente dell'Osservatorio regionale antimafia, ha fatto il punto rispetto alla questione del caporalato, il fenomeno riemerso con forza nel febbraio scorso tra le province di Gorizia e Udine, commesso a danno di 30 braccianti agricoli irregolari di nazionalità rumena, sfruttati nelle campagne dell'Alto Isontino e della Bassa Friulana. Tra questi anche due minori di 18 e 16 anni. Quattro furono le persone, tre di nazionalità rumena, uno di nazionalità moldava, scoperti grazie alle indagini della Guardia di Finanza goriziana, poi indagati per caporalato, appunto accusati di intermediazione illecita, sfruttamento della manodopera, con le aggravanti della minaccia, del numero e della minore età dei lavoratori. Adesso il caporalato, da immaginare qualche cosa che ha mutato pelle, non più un fenomeno esclusivamente indigeno, quasi legato a una tradizione per quanto negativa dei nostri territori, ma come un sistema capillare funzionante che passa dall'immigrazione clandestina fino a collocare in condizioni di ulteriore debolezza i lavoratori in quelle aziende disoneste che se ne vogliono utilizzare. Saranno operative da domani le nuove telecamere per la videosorveglianza che il Comune di Udine ha posizionato in città con un investimento di circa 90.000 euro. La zona più coperta è quella del Parco Moretti, dove sono state installate 8 telecamere per 22 ottiche diverse a copertura di tutta l'area del parco. 5 nuovi occhi elettronici sono stati installati nel Parco del Cormor, 3 sono rivolti verso l'area del parcheggio a Spina di Pesce, 1 sull'uscita dalla stradina interna nei pressi dello svincolo con la tangenziale e uno nei pressi del chiosco. Le nuove telecamere hanno la possibilità di indirizzare lo sguardo in più direzioni contemporaneamente. Le ottiche infatti sono in totale 16. Sono 4 invece le telecamere collocate nei pressi del campo sportivo e del parco giochi di Viale 25 Aprile. Le 7 ottiche saranno in grado di monitorare sia la viabilità sia l'area dei campi sportivi e degli spogliatoi. E il Comune di Udine ha messo a punto anche un piano per la derattizzazione, pianificando gli interventi che fino ad oggi venivano effettuati su segnalazione. L'intervento sarà articolato in due fasi. Nella prima verranno posate le tipiche cellette contenenti un'esca che attira questi animali per capire quali zone sono sottoposte a infestazione e in che misura. La seconda fase invece prevede la sostituzione dell'esca di monitoraggio con un'esca ratticida nelle zone che saranno risultate più esposte durante il monitoraggio. Gli interventi affidati alla ditta Servizi Innovativi SRL per una durata di 15 mesi partiranno dal centro storico, che presenta ad oggi le maggiori criticità, e saranno poi estesi a tutto il territorio comunale. Rimane fondamentale la collaborazione della cittadinanza per il buon esito dei trattamenti, motivo per cui è stato attivato anche un numero verde, l'800 91 0204, per effettuare appunto delle segnalazioni. È stata inaugurata questa mattina a Cervignano del Friuli la nuova comunità per minori stranieri non accompagnati, gestita da Oikos. 26 i minori accolti, trasferiti dalla precedente sede di Tor Viscosa. Sentiamo le interviste. Cervignano è la seconda comunità nella Bassa Friulana che accoglie una comunità di Oikos. L'occasione è grande, è bella, perché Cervignano dimostra di saper interpretare il cambiamento che passa nella nostra società, e dimostra di saper stare dentro la storia, perché la storia che stiamo vivendo ci dice
che la società è cambiata, è fatta di persone che arrivano, persone che ripartono, e non è più la società a cui eravamo abituati anche solo 20 anni fa. Segno di maturità di una comunità è quella di farsi carico anche dei cambiamenti della società. In questa comunità vengono accolte 23 persone, sono tutti minori stranieri non accompagnati, le nazionalità sono Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Albania, Turchia e Egitto, se non dimentico nessuno. Oltre alla presente comunità, Oikos ha un'altra comunità per minori stranieri non accompagnati a Fagagna, dove accoglie altre 20 persone, tutti minori stranieri non accompagnati. Ha due appartamenti per l'alta autonomia che accolgono 11 neomaggiorenni dai 18 ai 21 anni. Poi accogliamo 57 persone che sono arrivate dalla rotta balcanica all'interno di CAS in modalità diffusa e 65 persone in fuga dalla guerra in Ucraina. E noi sul nostro programma elettorale l'abbiamo sempre scritto a chiare lettere, siamo favorevoli ad un progetto di accoglienza responsabile, ci pare che questa struttura vada in questa direzione. I ragazzi che verranno ospitati non saranno abbandonati loro stessi, ma saranno avviati ad un percorso di studio, di alfabetizzazione in alcuni casi e di avviamento al lavoro. Noi crediamo che questo sia un modello che possa essere conforme a quella che è la nostra linea programmatica. E la polizia di Gorizia ha arrestato martedì sera un cittadino pakistano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La squadra volante ha fermato un'auto con a bordo 6 persone che percorreva in modo sospetto via Italico Brass. Nel corso del controllo l'attenzione degli operatori è stata attirata da un passeggero seduto su uno dei sedili posteriori che è stato visto agitarsi e muovere repentinamente le mani per tentare di occultare qualcosa. Gli agenti hanno deciso di approfondire il controllo e hanno rinvenuto un panetto di hashish tra il sedile posteriore e il bagagliaio del peso di quasi 100 grammi e 2 involucri in plastica tra gli altri sedili dell'automobile dal peso di circa 4 grammi ciascuno. L'attività è proseguita con una successiva perquisizione personale che ha permesso di ritrovare numerose banconote di piccolo taglio addosso alla stessa persona che poi è stata arrestata. La cronaca, c'è stato un incidente stradale nel primo pomeriggio a Martignacco sulla statale 464, coinvolti un'auto e una moto, ferito la persona che era a bordo della due ruote che è stata portata in ospedale. E 3 feriti, di cui 1 grave in un incidente stradale tra 2 auto e uno scooter avvenuto ieri sera lungo la tangenziale Areana del Royale nel tratto compreso tra Povoletto e Tavagnacco. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico i 3 feriti per i quali è stato disposto il trasporto in ospedale a Udine. Ancora uno scontro tra un'automobile e una bicicletta, in questo caso sempre ieri sera attorno alle 21 a Paderno, in via Liguria, ad avere la peggio la donna in sella alla bici che è stata trasportata in codice giallo in condizioni non gravi all'ospedale di Udine. Tra sabato sera e la prima mattina di domenica in A4 sarà chiuso il tratto autostradale tra Re di Puglia e il nodo di Villesse in direzione Venezia per alcuni interventi utili a sviluppare un sistema di monitoraggio per il controllo da remoto di ponti e viadotti. Nel fine settimana inoltre per lavori di manutenzione sarà chiuso anche il passante di Mestre in direzione Milano. Ci aggiorna su tutto questo Monica Nardini nel prossimo servizio. Tra le 20 di questo sabato e le 8 di domenica 1 ottobre sarà chiuso il tratto autostradale tra Re di Puglia e il nodo di Villesse in direzione Venezia per consentire l'installazione di sensori nell'asfalto e di telecamere sul vicino portale in corrispondenza del chilometro 505+200. In grado di rilevare nel prossimo futuro, come afferma in una nota Autostrade Alto Adriatico, tutto
tutto il traffico in transito lungo la tratta e, in particolare, di misurare peso, numero di assi e altre caratteristiche tecniche dei mezzi pesanti. Si tratta del primo dei progetti di autostrade Alto Adriatico nell'ambito dei fondi concessi dal PNRR per implementare un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti e viadotti, sistema utile a programmare interventi di conservazione, ripristino o adeguamento. Nella prima fase, la sperimentazione riguarderà tre tratte autostradali. Oltre a Redi Puglia-Villesse, nelle prossime settimane le pese dinamiche saranno installate tra Quarto d'Altino e San Donà in direzione Trieste e in A28 a Cordignano in direzione Porto Groaro. Gli altri progetti che Autostrade Alto Adriatico metterà in campo riguarderanno il monitoraggio di eventuali spostamenti e abbassamenti dei ponti attraverso acquisizione di dati con immagini satellitari, l'analisi con verifiche di calcolo ingegneristico sulla tenuta dei manufatti più datati, la ricostruzione di modelli 3D, il riconoscimento automatico di eventuali difetti dei principali viadotti grazie all'intelligenza artificiale. E a proposito di circolazione autostradale, Concessioni Autostradali Venete informa che dalle 22 di questo venerdì alle 6 di lunedì il passante di Mestre sarà chiuso esclusivamente in direzione Milano per consentire i periodici interventi di manutenzione. Il traffico in A4 sarà deviato all'altezza di Quarto d'Altino sulla carreggiata ovest della tangenziale di Mestre. Chiusi in entrata, solo in direzione Milano, i caselli di Spinea, Martellago Scorzè e Preganziolo. E dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, sabato 30 settembre, sarà chiusa la stazione di Udine Nord in entrata verso Tarvisio sulla A23 per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di entrare in autostrada alla stazione di Gemona Osoppo. E parliamo adesso della fiera, della mostra Casa Moderna che quest'anno compie 70 anni e ha tra i suoi partner storici AMGA Energia. Abbiamo parlato di questo traguardo importante, 70 anni di Casa Moderna, con il direttore Albino Belli che fa il quadro anche sulle nuove opportunità legate alla mobilità sostenibile sul tema dell'efficientamento energetico. Sentiamo. Albino Belli, questo 70° compleanno di Casa Moderna è un traguardo importante anche per AMGA Energia, che è lo sponsor storico dell'evento della fiera. Come lo celebrate? Allora, noi ovviamente siamo orgogliosi di essere tra gli sponsor che hanno sostenuto storicamente questa iniziativa. Sicuramente l'iniziativa è cresciuta e anche l'entusiasmo che porta con sé da parte nostra. Quest'anno riusciamo a parlare di mobilità sostenibile, cioè di mobilità elettrica, come contributo a una riflessione collettiva sulla possibilità di fare delle scelte individuali che impattano meno sull'ambiente. Noi portiamo delle proposte concrete che riguardano le stazioni di ricarica private e collettive, le e-bike e i monopattini elettrici. Con questo riteniamo di stimolare un comportamento migliore delle comunità per le quali lavoriamo. Chiedo un commento sul tema della transizione energetica. Ci sono delle direttive a livello europeo che imporranno quello che è un miglioramento delle classi energetiche. Secondo lei, guardando magari al territorio del Friuli Venezia Giulia, queste scadenze potranno essere mantenute? Ma secondo noi, contando sul fatto che c'è già ampia dimostrazione delle capacità di allestimento di attività produttive locali, riteniamo che ci sia una possibilità di raggiungere gli obiettivi che sono stati fissati, che sono peraltro molto sfidanti. La nostra parte cerchiamo di farla, contribuendo con soluzioni che nella loro installazione possono dare un miglioramento sensibile a quelle che sono le classi energetiche, sia delle abitazioni, sia della presenza delle collettività. Un ristorante, un menù, un prezzo, un piatto, apparentemente tutto molto semplice e lineare. In realtà dietro al lavoro di chi gestisce un ristorante c'è un insieme di sfumature che non sempre è facile cogliere. Luca Braidot, chef e titolare dell'osteria di Villa Fredda, all'Oneriaco di Tarcento, ha deciso di far scoprire ai suoi clienti e non solo quello che si cela dietro a un piatto, dalla ricerca delle materie prime alla loro preparazione, dall'accoglienza delle persone alla cura nei dettagli. Sentiamo. Cosa succede dietro le quinte, no? Perché sul davanti il ristorante è bello, si vedono i piatti, ma che belli i piatti, ma che buoni i piatti, però per arrivare a quel piatto c'è tutta una serie di faccende, insomma, che si fanno, che implicano un,
sì, un certo forzo, ma anche un certo piacere, che forse almeno per me, che sono passato da cuoco a ristoratore, è la cosa più bella, nel senso, i fornitori, la materia prima, conosci, saluti il cliente, parli con i dipendenti, conosci le loro storie e via dicendo, insomma, è la parte forse, a me piace per dire la verità, diciamo, da quello che ho imparato in questi anni è la sincerità. La sincerità su tutto quello che fai, no? Saper dire di no a certe cose, magari all'inizio sai, sei preso, sei perché ti arrivano da cuoco, passi a fare il ristoratore deve stare attento ai conti e lì non ti arrivano clienti e cominci a prendere paura, cosa che prima non avevi, e allora fai magari certe cose che non vanno bene. Pian piano con gli anni capisci che con la gente si può parlare, con la gente bisogna parlare, bisogna parlare con tutti, spiegargli che magari quel giorno il prodotto non c'è, che quel prodotto gli fai un prezzo, dopo è andato su di prezzo, gli fai un altro, cioè sono cose, puoi calare un peletto, puoi, cioè bisogna essere sinceri in tutto e per tutto, su quello che si fa, non si fa e via dicendo, insomma io vedo che la gente apprezza molto la sincerità, la spontaneità, anche fare la figura del tubero ogni tanto, no? Queste cose vengono molto apprezzate. Addio, come piatti, noi puntiamo molto sui nostri calzones, puntiamo sul filettino di maiale aromatizzato, che è un piatto proprio nostro, tipico, i vari fagioli, frico, potrei elencarne tanti, no? Ma quello che mi piace sottolineare è proprio quello che c'è dentro il piatto, cioè la materia prima, la lavorazione che c'è dietro, i collaboratori che ti danno una mano a farlo, cioè questo mi piacerebbe raccontare questa cosa. Noi chiudiamo qui questa edizione del nostro notiziario. L'informazione ritorna questa sera alle 19 con il TG Sport, seguito dal TG Cronaca. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.